Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Dark Souls 3 con il nostro outfit da cacciatori di demoni professionisti, perché sono sicuro che i cacciatori di demoni si vestano esattamente così. Almeno credo. Allora, abbiamo raggiunto questo punto e gli DLC siamo arrivati al falò, ma ci sono tante cose che sicuramente mi sono lasciato alle spalle. Però adesso che ho questo falò a disposizione, posso tornare indietro con più tranquillità e fare le cose che mi sono lasciato indietro. Il mio danno con quest'arma contro di lui è salito ben poco, nonostante io l'abbia portato a due livelli più su. Anzi, tre. Quantomeno lo stordisce abbastanza da darmi il tempo di fare gli attacchi. E il fatto che io debba buffarla renderà meno inutile il fatto che ho 14 Estus e non 15. Adesso, ogni tanto, posso anche tirare fuori un Estus Cinerea per qualcosa di utile. Sono simpatici sti nemici. Ah, hanno senso di esistere. Lì ce n'è un altro di quelli grossi. Pensiamo prima a lui. Gli R2 caricati non fanno per niente male. O meglio, non fanno poco danno. È questo che volevo dire. Non sono male. Avete capito? C'è bisogno che mi spiego. Lo sapete che parlo male. È per questo che guardate i miei video. Nessun altro motivo. No. Tieniti le cose che hai nel culo. Nel culo. Non voglio averci avere niente a che fare io. Te crepa? Grazie per la resina. Ma qui su non penso che ci siamo stati. Siamo in microfono, se no non mi sentite bene. Questo è vivo e morto. È vivo, ma è incastrato nel pavimento. Poverino. Potevo lasciarlo stare e invece no, dovevo dar fastidio. Una lancia non credo che sia l'opzione migliore per questi cosi. Ah, bene. Adesso diventa tutto molto più bello. Perché se ti stavi divertendo con un nemico, perché non metterne due poi? Questa era una presa. No, no, non mi fare queste cose con la faccia, che schifo. Già siete troppo belli per me. No, non vi merito. Muri, muri, aiuto. Muri OP, per favore. Che l'altro mi ha lasciato stare. Penso mi volesse prendere di nuovo, ci ha preso gusto. Ha visto come sto conciato, ha fatto... questa sicuramente vuole un bacino. E invece no, mi spiace, non sei il mio tipo. Stavo per dire mi piacciono le persone con due braccia e due gambe, poi ho realizzato che effettivamente va bene anche per loro. Mi piacciono quelli senza ali, come la mettiamo? Ce la fa? Non ce la fa? Ce la fanno, ce la fanno. Scappa. Vorrei fare un attacco in corsa, ma non ci riesco proprio. Usiamoli per proteggermi uno dall'altro. Ok. Sbadabam. Ah, speravo di uccidere quello che stava dietro. M'ha preso. Certo che fanno male, eh? Non sono forti come nemici perché si stordiscono tranquillamente. Però fanno male. Vabbè, mi sembra giusto che se riescono a colpirti, lo devi sentire. Salta. E prenditi questo in faccia. Due non sono facilissimi da gestire, ma non sono neanche questo grande trauma. Più che altro l'inquietudine che ti mettono se ti baciano. Preferivo non sapere che avevano una presa. È una di quelle cose che è meglio scoprire nei video degli altri. E non testare sulla tua pelle. Fortunatamente non era la mia pelle, ma quella del mio personaggio. Ok, lì torniamo indietro. Adesso che sappiamo che loro possono tranquillamente anche sbucare dal pavimento, il tutto diventa anche un pelo più inquietante, perché loro sicuramente mi attireranno in posti, quelli piccolini, in modo tale che poi io vado verso i grandi e loro mi aprono. Tutto quello che c'è da aprire. E sbadabama ancora. Ha fatto un danno decente. Gli abbiamo tolto mezza vita solamente con la weapon art completa. Certo non è forte come la spada curva, ma è normale. Scintillante. Qui non si va da nessuna parte. E ci siamo avvicinati a quel tizio grosso.
Quel tizio grosso che cosa vorrà da me? Mi vuole vendere caramelle? Qualcosa in me dice che le cose non stanno così. Ah, noi possiamo salire. Ottimo. Non avevo recepito il messaggio. Vediamo se la cavalletta qui ha intenzione di lasciarmi andare. Ah, questi mi sa che sono deboli al fuoco. Stai fermo. Ah. Oh mio Dio. Non si stordisce per niente con la lancia, però. Deve essere un'arma più forte per rompergli le qui. Sì, però i muri. Siano maledetti i muri per sempre. Maledetti i figli dei muri di merda. Oh. Giusto per uccidere questo. Poi c'è lui. E con lui ci ragioneremo in un'altra maniera. Vieni qui sotto. No? Ha capito che può salire con la colonna? Non mi piace quando usate il cervello. Dovete essere stupidi. Credimi, vi preferisco. Ho la faccia di una persona che apprezza la gente col cervello. Hai visto come sono vestito? Non so che farmene di un cervello. No, no, no. Crepaci. Qui da qualche parte c'è anche quello piccolino che stavo inseguendo. Forse. Ma mi sa che se n'è andato. Oh, un altro chierico, stupido. Yay! Il telefono immancabile in tutte le serie che si rispettino del sottoscritto. Ora siamo benedetti, questo episodio sarà bellissimo. Scusatemi per il disagio. Per favore, smettila. Ce n'è un altro anche. Ah. Torna full HP tranquillamente se glielo concedo. Peccato non poter usare. L'arco di Betulla Bianca. Dicevo, peccato per non poter usare la lancia contro questi. Eh no, se si chiudono è inutile. Perché non l'ho stordito? Vabbè. Problema risolto. Menando. Che è il modo migliore di risolvere i problemi. Stai zitto. E se non gli do il tempo di chiudersi? Nah, non si può fare. Ma cos'è l'attacco in corsa che non fa abbastanza danno da Poise? Da ucciderli? Sarà quello. Lui da lì sotto mi può fare quello che vuole. Non ho bisogno neanche di essere in linea visiva per essere colpito da loro. Oh, un altro ancora. C'è una trappola qui dietro? Sembrerebbe di no. Aspetta. Ok, Betulla Bianca non è come al solito, vero? Sembrerebbe di no. Di solito quest'albero significa che c'è il tizio che mi spara da lontano. Fortunatamente a sto giro non è così. Mi sono allarmato quando ho visto che c'era un arco. Roma d'eramo bianco per 2 e per 3. Cosa farà mai questo arco? Scopriamolo. 20 in destrezza, quindi è un'arma sicuramente destrezza. Ricorda un po' l'arco di Demon Souls. Freccia invisibile, scaglia frecce con ampie gesta. Per donare loro le potere delle stregonerie dorate e renderle invisibili. Una freccia invisibile non so a che cosa diavolo debba servire. Ah, perché fa così. Niente, mi sfugge il senso di questa cosa. Non la capisco. Comunque sia, noi abbiamo fatto tutto questo giro. Per quale motivo? Per aggirare il gigantone? Qui c'è un altro chierico. Più di uno. Che significa che sto facendo una cosa brutta e non dovrei fare, ma la farò lo stesso. È stato meglio del previsto. Due R2 caricati. E un R1 normale. Se loro non mi vedono, è buono. Voilà. Facile. Quest'area è enorme. Così. Sempre per farvi notare cose ovvie. A quanto pare questo è il mio modo preferito di fare i commentary. Dire ovvietà. Oppure banalizzare le situazioni. Parlando del culo del mio personaggio.
Senti, vuoi venire qui? Tiè. Che bello stordirlo. Prendi questa. E il terzo colpo, ovviamente gli ha fatto male, ma non ha fatto la fiammata perché sono senza magia. Il range è davvero ottimo. Per essere un partisan, arriva davvero lontano. Usiamo questa. Sono contentissimo di aver usato, di aver trovato un'arma per cui valga la pena usare la weapon art. Qui ce ne sono davvero tantissimi. Sono facili da uccidere, anche per me. Quindi figuriamoci con una build decente. Vengono giù che è un piacere questi, quindi affrontarne tanti insieme non è una gran difficoltà. Però per noi è una seccatura, più che altro. Se riesco a colpirli assieme, è tutto molto più facile. Tieni. Prendi qui. Ne sono rimasti ancora un paio, credo. E poi c'è il gigantone, con cui non voglio avere a che fare, sinceramente. Sbadabam. Altro caricato. Per un pelo. E poi la lancia. Dai, vieni che voglio fare la weapon art, ho voglia. Avvicinati. Bravo. E vai. Sì, la faccio completa. Tutta per te. Una bella lancia calda, dritta dritta in faccia. Vediamo quanto faccio con gli R2 potenziati. Non male. Davvero non male. Io. E qua. Sento rumori. No, non mi ha visto il tizio grosso. Ma ce ne sono ancora, wow, quanta gente. Quanto grande quest'area. Che c'è qui dentro? Sembra una pietra prismatica. No, è un oggetto. Però qualcosa deve succedere, no? Lama dei guardiani della chiesa. Lama dei guardiani della chiesa. E che diavolo è? Che tipo di arma può essere mai? Sto cercando di andarmene via perché non mi interessa combattere con quelli. Voglio solamente capire che cosa diavolo ho raccolto. Spero di essere abbastanza lontano qui. Questo è tornato sopra. Che diavolo ha fatto? Si chiude ovviamente. Attacco in corsa abbiamo detto che non si deve fare. Alla fine quello normale non cambia tantissimo. Penso di essere al sicuro adesso. Questa è la spada che non posso usare. Lama. Ok, non era un oggetto. Non era un'arma, anche se si chiama lama della roba. È una chiave? No, aspetta, eccolo qui. Lama dei guardiani della chiesa. Lancia lame illusorie che cercano i nemici. E costa punti abilità. Quindi è come in Bloodborne. Scala in forza e destrezza. Equipaggiamolo. Giusto per capire come funziona. Così. Ok, una specie di Kukri. Devia. L'ho visto curvare. È una specie di magia di Bloodborne. Che scala però in forza e destrezza. Un coltello da lancio che non si consuma e rende più utile la meccanica dei punti abilità. Visto che le weapon art non sempre sono particolarmente utili, almeno così hai una scusa in più per usare quei punti anche senza essere un mago. Apprezzo. Non è una cosa fondamentale, ma lo apprezzo. Allora, qui abbiamo altri due di quelli piccini. Che non hanno molta voglia di giocare con me, invece sì. Io sono tentato di capire che sono questi oggetti in mezzo, ma soprattutto... Ok, lui fa come altra volta. Serve evocare gente. La gente mi vuole morto. Oddio no, spuntano ovunque. Quindi non conta dove è lui, ma dove sono io per far spawnare i nemici. Che rottura. Non credo sia difficile da uccidere, ma dipende anche da quello che gli spawna intorno. Grande anima.
Per esempio, se fa la muraglia di arcieri, non ne voglio sapere niente. Ma almeno questi li fa vicino a lui e non vicino a me. Da me, invece, fa quelli armati di martello. Se mi attacca lì sono più contento, devo dire. So che può fa... Tu mi prendi per il culo. Tu mi prendi per il culo, mi hanno... Vabbè, l'avete visto. Mentre guardavo il caricamento, ho realizzato una cosa importantissima. Ci sono due DLC per questo gioco, e in nessuno dei due, per ora, c'era una spada dritta. Perché? Si sono resi conto che ce n'erano troppe ed erano tutte uguali? Misteri. Allora, quel coso lì, da uccidere, non sarà facile come l'altro. E adesso, non ho più perso un quarto d'ora della mia vita ad uccidere tutti quanti i nemici che stavano nella zona. Ce n'è uno lì. Ce ne sono due che spuntano qui. Ah, non erano oggetti, erano le loro teste. Quelle cose che vedevo. Quindi sì, adesso mi vado a prendere queste e aggro il tizio. In realtà mi sto suicidando perché non posso fargli nulla. Gli arcieri sparano quante volte? Minimo 4. Avete finito? In più ci sono qua... Ah, queste curvano. Bene, bene. Molto bene. Forse è debole al fuoco. Quando fa il martello mi sta simpatico. Il martello è l'unico che posso schivare con agevolezza proprio. Con agilità, con scioltezza e allegria. Oltre agli attacchi melee ovviamente, che sono pressoché inutili. Quindi se continuo a farli, tanto meglio per me. Trascina. Si incazza. Lo uccido. E il mondo è un posto migliore. Un'altra benedizione nascosta. Ottimo. Adesso con calma orientiamoci. Noi prima ci siamo fatti il giro da quella parte lì. Abbiamo ucciso tutti quanti sti bestioni salterini. Di qua invece ci manca ancora tutto. Così come mi manca in realtà un sacco di roba da fare nella zona prima di questa, eh. Io non è che dimentico. Nella prima area degli LC ci sono oggetti che non ho preso. Nella zona dove c'erano i due angeli ci sono cose che non ho preso. Dietro di me ci sono cose che non ho fatto. Insomma, sto dire ci... Stiamo correndo come degli animali. E non molto altro. Però... Non è poi così tanto problematico. Qui rischio di perdere orientamento. Io vado avanti raccogliendo gli oggetti che mi sono lasciato indietro. Prima o poi troverò tutto, no? Cosa sono queste cose? Fiori. E io qui ci sono stato? Credo di sì. E invece no. Spada dei Cavalieri degli Anelli, ovviamente. Appena dico quella cosa, trovo una spada dritta. Mi sembra scontato. Spada dei Cavalieri degli Anelli. Anche questa fa danno da fuoco minimo. Però scala in forza e destrezza. Quindi quasi sicuramente sarà un'arma molto molto buona. L'estetica è decente, forse un po' troppo sottile, ma ci sta. A fondo, certo. A due mani, l'attacco è essenzialmente inutile. Poi a fondo largo? Largo. A fondo, così? Sì. Oi, parla. Non parla. Parla, non parla. No, non mi interessi per il momento. Weapon art. Anche una mano. Facciamola due, dai. Scusa? Tieni premuto? Ah, ok. È una posa. Dalla posa posso fare l'R1. Che è una bellissima combo. Caspita, però questa non rimane buffata. Contrariamente alla lancia. Oppure l'R2 che sarà un affondone. Ovvio. Che poi continua con... Ok, con un colpo per terra. Quindi R1 diversi attacchi larghi, R2 un affondo e poi lo sbatte nel terreno. Non è male, mi piace quest'arma. Non ha nessun sanguinamento veleno, niente di niente, giustamente. Non è neanche troppo pesante. Non farà neanche il danno delle altre spade dritte, non si può infondere, ma è simpatica.
Purtroppo però non si buffa. Ma forse è meglio così, è una spada dritta. Non dovrebbe essere poi troppo potente. Gli basta il moveset e il consumo di stamina inesistente. And so, despite his weighty armor, he lived in fear of a delicate thing, little more than a girl. Where fire resideth, shadows twist and shrivel, but in the abyss there are shadows none. Fear not the dark, my friend, and let the feast. Sempre la stessa storia. And so, and yet, fear not the, and let. Sì. And so, va bene. Storie di persone che dovrei conoscere, immagino. Noi siamo arrivati da questo lato. Sono contento di aver recuperato questa spada. Qui c'è un altro modo di salire. Quante cose ci sono qui dentro. Aspetta. Siamo tornati sui nostri passi. Ok, questo era l'oggetto che vedevo. Lì. Ottimo. Quindi quest'area si ripiega su se stessa. Ed è qualcosa saperlo. Mi fa abbastanza piacere. Ci siamo lasciati dietro questi due nemici. Il lato sinistro l'abbiamo visto abbastanza bene. Al centro abbiamo ucciso il gigantone e poi sono tornato indietro da qui. Adesso. Che significa che mi resta da vedere quello che c'è di fronte, e quest'altra grande struttura su cui vedo un altro Cavaliere degli Anelli. Da qui è dove abbiamo appena preso la spada. Sì, c'erano i fiori che ho visto in lontananza. Seguiamo il muro, giusto per sicurezza. Non si può salire da nessun'altra parte se non da qui. Contro i Cavalieri degli Anelli non penso di voler usare la lancia perché non fa nessun tipo di stordimento, sono sicuro. Ce ne sono due poi. Tre. Cazzarola. Qui è da attirarli indecentemente proprio. In più arriva uno di loro, ma non mi spaventa. Cerca di baciarmi, ovviamente, come prima cosa. Ma io non voglio avere niente a che fare con te, sotto quel punto di vista. Stunloccalo. Ah, uno di quelli piccolini ha cercato di prendermi, che carino. Voleva seguire l'esempio del suo papi. Grazie, Locon. No. No, scusami, perché mi punti quello che ho dietro? Interessante la scelta del gioco a volte. Ho un nemico di fronte, ma mi punta quello dietro. Schifo, schifo. Vieni lontano da me. Ah, mi ha invischiato con questo. Tra l'altro vestito così non voglio neanche dire che cosa sembrava. Capitemi da soli. Ah, quest'area finisce. Ok, quindi prima di andare verso di là, cioè alle nostre spalle, voglio dare un'occhiata di qui. Giusto per capire. Che cos'è questa zona? È gigantesca, ma prima o poi finisce, no? Noi impareremo cosa c'è e dove. E poi, molto probabilmente in futuro, non dovrò più esplorarmela tutta quanta. Perché le cose importanti non penso siano ovunque. L'armatura ammazza draghi. Non l'ho potenziata quella. Ma è uguale al boss? Perché c'è un'armatura ammazzadraghi in mezzo? Ah. Immaginavo che facesse un danno schifoso. Ho sbagliato la schivata, però porca miseria. Non ci credo, è respawnato quello schifo. Ma vai a cagare. Vai a cagare. Chiunque abbia deciso di fare questa cosa. La persona che ha deciso che quel nemico doveva respawnare deve essere licenziata all'istante. Perché? Che senso ha? Oh, le frecce degli arcieri si spengono dopo un po'. Che meraviglia. Io spero che si dimentichi di me quanto prima. Guardalo che continua a spawnarmi i tizi col martello, ma vai via. Ma che deficienti. Perché deve respawnare quel coso? Che senso ha? Lo ammazzi una volta e basta, pace.
Allora, mi ha dimenticato, perfetto. La lancia non è l'arma che voglio usare per questo boss. Però, vediamo. Innanzitutto, prima, cose importanti. Ignorare il nemico. Questo cos'è? È uno di quei cavalieri senza testa. Scaglia di titanite. Tutto il posizionamento di queste robe era voluto. Non pensate neanche per un istante che io mi stia muovendo a caso. Sto facendo tutto quanto come dovrei farlo. Tranne questo. Però quello serviva per manipolare l'RNG. Allora, sconfiggere questa cosa sicuramente mi darà un qualche tipo di ricompensa. Non ti faccio niente di danno. Ma attacchi nuovi oppure semplicemente io non me lo ricordo perché non ci combatto da una vita. Questo me lo ricordo. Con questa vita mi shotta se non sto attento. La spada dritta è quello che vorrei usare, però non l'ho potenziata. E questo è ancora peggio di qualsiasi cosa. Che è troppo lento per lui. Ce la dobbiamo prendere con calma e farlo con la lancia. Tra l'altro non posso neanche buffarla. Volevo schivarlo io, non ho fatto in tempo. Ma quantomeno rispetto alla boss... Ah, scusate. Rispetto alla boss fight c'è più spazio. Questo è il lato positivo. Tre colpi sono stati avventati. Aiuto. Due. E poi... No, questo qui sono abbastanza sicuro di... Aia, non averlo mai visto. Sta concatenando attacchi che normalmente non fa assieme. Sempre se non dico minchiate, che è completamente plausibile. Ah. Io, aspetta. Ho una cosa per te, guarda. Tieni. 13. Per fortuna esistono sti oggetti che mi fanno venire voglia di usare i miei punti magia, altrimenti sarebbero lì a prendere polvere. Meno male che scala in forza e destrezza. Mezza vita, eh? Io sono a meno di metà dell'Estus. O impariamo a giocare di nuovo, oppure crepiamo. Una delle due. Io pure, deficiente che non mi sono messo il piccone di nuovo. Sapendo che dovevo combattere con lui. 3. E boom. Hai finito? Ma lui ogni tanto non si stordiva, o mi ricordo male io? Eh no, che non mi ricordo male. Ogni tanto andava per terra, ti faceva fare... Aia, non mi piace quando fa così da vicino. Sono vivo per puro miracolo. Non mi prenderò nessuna responsabilità per quella schivata. Non farlo quando sono vicino. Questa invece era fatta bene. Mi curo perché se no... Con l'attacco sbagliato mi ammazza lo stesso. Uno e due. Schiva. Rischiva. Inculeggialo un po' con la lancia. Vabbè. Si impara a giocare. Si ricorda come funziona. Ah, l'hanno fatto perché dovevano mettere l'armatura. Mi sembra giusto. Anziché fartela trovare in giro, visto che tutti quanti si sono lamentati che non c'era st'armatura nel gioco, ci rimettiamo il boss, così, tieni, puoi avere l'armatura dell'ammazzadraghi. Aspetta che mi avvicino a un muro, così possiamo vederla in tutta la sua bruttezza. Io ero contento che non esisteva questa cosa, così non dovevo vedere la gente che la indossava, e invece... Adesso mi tocca. Aspetta, vediamo il pezzo forte. Sarà anche pesantissima, immagino. Ma in realtà non troppo pesante, visto che non è tra queste. A meno che non l'ho vista io. È sempre bello trovare le armature nuove, qui in mezzo. In questo... No, sicuramente non è tra queste qui. Cavaliere di Millwood, Cattedrale, Gundyre, sulla lato, Smaug. Eccola qui.
Oddio, dai. Ne ho viste anche di peggio. Ma va bene. Non è roba per noi, decisamente. Però abbiamo fatto anche questa cosa. Abbiamo ucciso lui, abbiamo 5 Estus, sappiamo che questo oggetto era meglio se non lo mettevano. Ha rovinato tutto, il bilanciamento del PvP non sarà mai più la stessa cosa adesso che esiste questo oggetto. Mortacci loro, devono per forza mettere roba OP che rompe tutto. Come faranno le persone a resistere a 13 di danno? Maledizione. Quanto li odio quando fanno così. È tipo la perla oscura, ancora e ancora. Anima del cavaliere scoraggiato. Sono scoraggiato anch'io in questo momento. Perché non pensano mai al bilanciamento? Come fanno a ignorare le regole base? Allora, se lui mi ignora, visto che sta andando altrove, penso di poter salire di qua. E credo che non ci sia nient'altro da fare qui. Lì è la casa dove abbiamo trovato questo oggetto schifosamente OP. Mentre di qua è dove mi sono cagato perché ho visto ben 3 cavalieri degli anelli. Lì ce n'è ancora un altro. Io devo uccidere lui. Perché lui mi dà problemi. Tieni. Ci mette sempre un po' di più di quello che penso. A buffarla. Proprio col primissimo attacco. Secondo invece viene fuori abbastanza veloce. E il terzo, vabbè. Poi è da capire quanto di questi 3 attacchi sia effettivamente una combo in PvP. Che molto probabilmente già il secondo non lo puoi dare. Ma è da vedere, non ne ho idea. Voi state solo zitti. So perché, ma la prima volta che ho usato il buff mi è sembrato che durasse molto molto di più. Sarà che mi sono abituato. Allora, tu? Giusto per finire il lavoro? No, non vuole. Se ne scappa. E va bene, lo lasceremo vivere per oggi. Dopodiché, lì abbiamo un tizio con la lancia. Qui tanta gente brutta. Io se provo a prendere quell'oggetto, sicuramente. Ce l'ha con me. Riusciamo a ucciderlo? E non fare pessime figure come sempre? Ah, mi hanno detto che con quest'arma io backstab in realtà non glielo posso fare, perché è troppo lenta. Sì. 9. 9 punti di danno gloriosissimi. Lui ha perseveranza con uno scudo grande e una lancia che fa attacchi incredibili. Non so di chi sia stata quest'altra idea geniale. Tieni! 16! Quanto mi fa godere quell'oggetto. È quasi un altro ottimo motivo per comprare il DLC. Io penso che gli farei più danno con un coltello da lancio normale. Quelli che posso comprare a 1000.000 alla volta. Tieni. Sì, gli ho fatto più danno con un coltello da lancio normale. Ah, li adoro. Quelli di From li adoro. Perché devo usare un oggetto che mi consuma la magia per fare quello che posso fare con un consumabile meglio? E tenermi la magia per altro, potenzialmente più utile. Mandatemi una lettera a casa, spiegatemelo. Velo della strega nera, un'altra armatura di Dark Souls 2. Sempre parte del set della strega, diciamo. Non so se ha qualche effetto particolare in questo gioco. Lì penso che potenziasse le magie. Questa roba serve a niente. Forse mi ricordo male. Diamo un'occhiata. Non lo volevo mettere. Zulu si ritrova. Direi di no. Torniamo alle cose che ci riguardano di più. Ah, tu che fai qui? Piuttosto, perché non mi fate trovare l'armatura di questi signori? Chi ti ha invitato? Ah, arriviamo dritti al punto, spiegami chi ti ha invitato alla festa. No! Non ho fatto in tempo a schivare. Qui mi manca un pochino l'alabarda, devo essere sincero. Almeno con quella potevo fare backstab che facevano un po' di male. 3. No! No! Non c'è l'affondo al terzo colpo?
Muori. Per favore. No, la scudata arriva sempre troppo tardi. Cioè, la mia schivata arriva sempre troppo tardi sulla schi... sulla... robe. Non mi fate domande. Muori, per favore. Ah, gambali del Cavaliere degli Anelli. Quindi me lo devo farmare il loro set. Vabbè. Non è poi così tragico. Ne abbiamo un altro con la spada. Un altro con la lancia. E il mondo è un posto meraviglioso. Giusto per sapere? 23. 23 contro 16. È bello che questo qui scala con due statistiche. Scala B in forza e A in destrezza. Mentre il coltello da lancio normale scala solo in destrezza. Quindi mi chiedo come abbiano fatto a decidere i valori di danno con questo scaling. Per me è tutto un mistero. Ma per fortuna ce l'abbiamo. Come potevamo vivere senza questo oggetto? Bello che gli ho fatto pure i complimenti quando l'ho trovato. L'idea era bella. Ma a quanto pare alla From sono campioni delle belle idee eseguite tipo troppo bene. Prenditi questo. Ok, se do meno colpi e baito gli attacchi con lo scudo, va tutto molto molto meglio. Hanno un drop rate molto alto, però non garantito. Quelli con la lancia invece già sono un po' più tosti, perché non fanno molta roba con gli scudi. E quando la fanno non è piacevole. Per prima cosa facciamo tutto quello che non richiede me che combatto con lui. È drago. Aiuto? Ok, qui c'è un super ponte gigantesco della vita. Sento rumori, ma non vedo niente. Dovremmo arrivare da quella parte, prima o poi, in qualche modo. Posso prenderlo senza morire? Sì? Grazie. Poi ho scoperto che sono bravissimo ogni volta che succede qualcosa nel mondo. Tipo qualcosa che cade, un nemico che spawna e me lo fa vedere da lontano. Io sto sempre guardando da un'altra parte quando succede. Tipo quando nel primo episodio la colonna ha distrutto il muro. Io non è che l'ho guardata, no. Guardavo da tutt'altra parte. Allora, se noi facciamo il giro di qua, arriviamo alle spalle del tizio con la lancia. Ma lui aveva una porta dietro? Cioè, quindi ha senso la cosa che ho fatto? Oppure mi sono solamente andata a infidare contro un nemico in più? Penso di no, che non ci sia niente. Aiuto. Ok, quando si mette perseveranza è solamente da cagarsi in mano e morire istantaneamente. Comunque non c'era niente alle sue spalle. Sono morto per nulla. Va bene, quantomeno sappiamo qualcosina in più su quest'area, però non sono sicuro di aver fatto tutto quello che c'era da fare lì in fondo dove c'erano i Cavalieri degli Anelli. Io ho approfittato di questa morte per tornarmi al santuario e potenziare la spada. Ah, la gloria dell'R1. Non devo neanche metterla a due mani se voglio fare la weapon art. È tutto molto bello. Facciamolo. Ok, non devo neanche aspettare che me la mette sopra la testa. Posso farlo istantaneo. Bellissimo. Immagino. In PvP il divertimento a fare R1-R1 e poi bam bam per il parry. Un'arma molto molto bella. Basta usare uno scudo con la weapon art oppure la mano vuota come ce l'abbiamo noi. E che ci vuole? A parte queste cose, considerazioni che in questo momento lasciano il tempo che trovano. Visto che abbiamo notato che qui c'è della roba, vorrei anche vedere che cosa di preciso. Ah, i moveset. Te vuoi rotolarmi vicino come l'altro oppure non te la senti? Non te la senti, va bene. Ok, ce la fa a mettersi là dentro se proprio vuole. Sì, anche perché i frame in cui si intartarughisce partono ancora prima di quando effettivamente si sia piegato completamente. Ci vuole un'arma pesante per tirarli giù questi, perché sennò non gli si interrompe. E anche una buona quantità di stamina, ovviamente. Fortunatamente abbiamo quello che serve. Anima del cavaliere. Vabbè. Adesso ce l'abbiamo.
No, perché l'ho messo a due mani? Che cos'è questa cosa? Una spada dritta, una ma... Ah, due mani. Eresia. Io lo tengo questo coso equipaggiato perché... Perché sì. Non potrete mai separarmi da lui. E poi, qui sopra... Ecco, qui non ci siamo stati. Perché dovrei venire qui? Perché c'è qualcosa che non ho fatto. Ah. Cavaliere d'argento? Ledo? Che arma è quella? È un gigamartello enorme che non ho mai visto, quindi sarà un'arma nuova. Io ho una spada dritta. Lo sai che il tuo martello è grande e forte, ma non può nulla contro una spada dritta, vero? Bella weapon art. Martello di ghiaccio? Tipo quello di Vort? Però immagino che sia più forte. Ha un R2 unico? Forse no. Aspetta un po'. Io non mi ricordo molto bene. Però mi sembra che non esista quell'attacco nel gioco base. Ce la faccio a fare un backstab? Grazie. Immagino che sto tizio possa anche curarsi, perché no? Perché ho preso lo scudo? Mica faremo parry mai. Hyper... Bellissimi danni. Ok, non capisco se quella è una weapon art oppure un R2. No, perché... Deve essere per forza l'R2 perché la weapon art ho visto che lo trascinava per terra. Esatto. E lo buffa. Devo stare attentissimo giocando contro di lui perché ho paura dell'hyper armor. Perché non sono in forma di braccio? Così, un pensierino. Onda d'urto. Mi ha one-shottato. Aspettavo questo momento. Aspetta, ma se non ero in forma di braccio, perché mi ha invaso? Vabbè. 1119 di vita con un colpo. Che sarà mai? Vediamo se mi one-shotta anche con 1455. Perché no? In fondo chi glielo vieta? È sempre bello vedere come cercano sempre benissimo di bilanciare gli spettri oscuri e gli avversari umani in generale. È sempre tutto molto bello. Lui, trottola. Penso che non mi colpirà mai se vado dritto per la scala perché non riesce a curvare abbastanza. Quindi non è un problema nostro. E usare un'arma lenta contro di lui? Non è proprio la migliore delle idee. Forse la lancia è una buona opzione, ma è da vedere. Il fatto che lui faccia sti danni porci mi costringe a giocare super reattivo perché non posso fare niente. Perry, non se ne parla, il martello lo tiene sempre a due mani. Fatti sotto. Signor Cavaliere d'Argento. Sbagliato il tempo. Ora l'ha messo a una mano. Giusto perché mi ha sentito. Ok, ha due attacchi. Se le pietruzze che mi fanno danno mi tolgono un quarto di vita. Ah, lo so come dobbiamo batterlo. Lo so. Non potrà resistere a questo. 8! No, aspetta, fammi vedere il coltello da lancio. Fai il bravo! Ma che pezzo di merda. Che ti costa farmi vedere quanto danno ti faccio con il coltello da lancio, vero? Spero che me lo droppi. Guardalo! Quelli sono almeno 1400 di danno. Oh, finalmente ha fatto il secondo R1. No, perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Non dico niente. Non so voi, ma io trovo fantastico che un NPC a caso possa fare tranquillamente con un colpo più danno di quanto non ne facesse il principe demone. Perché no? Ma sì, è una buona idea. Facciamolo. Almeno me lo fa schivare. Ah, poi c'è la pietruzza, certo, certo. Però se fa quello, il martello non resta buffato. Se invece fa solamente la prima parte... Bah. In più ha l'hyper armor. Se mi colpisce una volta, sono morto perché mi dà due colpi garantiti. Io sarò anche una signorina poco vestita, ma questo non ti dà nessun diritto di farmi quel danno.
non andare per il secondo. Non ti curare soprattutto, perché se lo fai mi incazzo. Tu non meriti di poterti curare. Te sei già abbastanza forte così. Grazie per l'onda d'urto. No. Ti devi stare buono e basta. Crepa, dammi il martello. E già che ci sei, vai a cagare sulla strada. Martello pesante di Ledo. Perfetto. Grazie mille. Sei stato un combattimento divertentissimo. Per niente noioso. Che mi faceva cagare in mano. Per niente. 60 di forza, scala B. Puramente in forza. Richiamo della pietra. Gira su se stesso per attirare le rocce al martello. E poi col potente colpisci il terreno e frantumi la pietra con l'onda d'urto. Esattamente quello che abbiamo visto. In più però abbiamo degli R2 speciali. Ma esteticamente è wow. Beh, fa una bellissima distanza con questo R2. Sicuramente non si può parriare. Ti copre mezzo schermo. Ma il resto è tutto standard. Oddio, non so come l'R2 ha una mano. No, fa più o meno lo stesso attacco con lo stesso follow up. Quindi è un martello che ha anche opzioni a distanza, diciamo, nel senso che se fai R2 scatti molto in avanti, cosa che gli altri non avevano. Questo non consuma magia, no. Per un attimo mi era sembrato. Con la weapon art invece gira su se stesso e lo buffa. Se poi faccio l'altro R2, scattano le pietre, fa l'onda d'urto. Succedono cose belle. Questa meraviglia pesa 28 unità. Niente in pratica. Va bene, non è una cosa che posso usare, ma lo teniamo presente. Due pezzi di titanite. Quindi questa strada era in più per trovare quest'arma. Un segretino carino. Combattimento per niente noioso. Ma io me ne vado come? Anche questa è una domanda a cui vorrei una risposta. Perché da qui si crepa. Da qui non si può andare. Di là non penso di avere visto nulla. Quindi io devo usare un osso del ritorno? No, mi devo buttare qui. Questo significa che devo anche rifare la strada. Perché comunque voglio vedere cose che sono qui sopra. Anello di Havel più 3. Tutti gli anelli più utili ci hanno messo in sto DLC. Tutti in versione più 3. Quindi io sono ancora contento di questa cosa. Rendiamo inutili New Game Plus. Grazie. Era quello che tutti quanti volevano un anno dopo l'uscita del gioco. Che la fatica fatta per raggiungere i New Game Plus, magari con anche più un personaggio, per avere gli anelli più 2 utili, fosse totalmente vanificata da un DLC che si può raggiungere come quinta area del gioco. Certo, devi battere Fride per raggiungerla e poi devi battere i demoni per arrivare fin qui a prendere sti anelli. Però, se c'hai lo sbattimento di farlo, lo puoi fare. La lucertola se n'è andata di nuovo. E io se salgo sul ponte li attiro entrambi. Chissà se la catena del prigioniero la trovo potenziata. Non credo. No, sarebbe stupido mettere la catena del prigioniero potenziata. Però l'anello di Cloantri più 3 non c'è. E mi aspetto di trovarlo perché è uno degli anelli migliori. Calabrone, stai lontano da me. Se hanno messo il calabrone più qualcosa, io muoio dentro. Vieni qui. Un arco base, con appena le statistiche per utilizzarlo, fa comunque più danno di sta roba. Così, come nota. Ehi. No? Tu devi stare con me. Ce la fa? Io. Oh. Spada dritta. Perché ha fatto... Ah, per buffarsi. Sembra giusto. L'ho stordito. Quindi quest'area aura bianca non è perseveranza?
no, eh. Ho messo la spada perché innanzitutto sordisce meglio e poi fai backstab veloci. Guardalo, ma davvero? Spade dritte. Sono magiche. Peccato non avere l'abilità di guard break con questa. Sarebbe utile per quando tirano sullo scudo. Però, comunque, non mica è debole. Due volte. Eccolo qui. Riesco a fare un backstab? Proprio no. La smetti con questo scudo? Oh. Vabbè, è morto. Pezzo di armatura? No. Allora, io qui giù ho visto tutto. Sapete che non lo so. Non ne ho idea, davvero. Fai gli attacchi con lo scudo. Questo non è lo scudo. Nel caso tu non te ne fossi accorto, quello non è uno scudo. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. E buona giornata. Gli ho fatto headshot. Poverino. Peccato, con questo arco sono per lo 0.1% troppo pesante. Quindi non posso tenerlo. Altrimenti sarebbe anche... dai, non fare così. Sarebbe anche utile. Ogni tanto. Dai, forza, che devo ucciderti per forza se voglio avere qualche possibilità di tirare giù anche l'altro. Che noia. Comunque quel tizio mi ha fatto una combo davvero scandalosa. Cioè, due di quelli ti colpiscono per forza. Poi... aia. È arrivato il terzo che non mi aspettavo. Impostato col tempismo da roll catch. Fammi alzare, porca troia. Non ho neanche usato la braccia a sto giro, sono un imbecille. Oh, ce l'abbiamo fatta. Spammo. Più o meno. Oddio, non è stato malvagio come tentativo. Mi lasci il back un secondo? Proprio no. Di nuovo. Due. Ah, mi ha preso proprio alla fine dell'animazione. Quando si mettono a fare le combo con la lancia infuocata, la spada infuocata, mi cago tantissimo. Sono incredibili. Due giri. Ok, stavolta mi sono messo da parte giusta. Poi li prendi a colpi di spadata e loro non fanno niente. No, muori prima tu. Ehi, l'armatura. Ah, perché mi sono curato, potevo usare un'effigie. L'armatura, voglio vederla. Non penso sia pesantissima. Dovrebbe essere più o meno qui. Eccola, Cavaliere degli Anelli. Insomma, è molto simile a quella che portano, eh. È la versione più luminescente di quella dei Dark Wraith. Mi piace. È un bel set. Ovviamente non può competere col nostro. Però, per chi si sente meno battone, è un'opzione. Ah, stavo guardando completamente altrove. Metti via quella cosa infuocata, subito. E soprattutto, perché è spuntato un altro nemico? Mio. Ok, questo non ha combo come l'altro attacco invece. R1. Due se li becca sicuri. Questo mi piace perché poi fa l'affondo stupido. Non affondare adesso. Questo non mi piace più. Fai l'affondo per favore. Questo non è un affondo. Questo non è un affondo per niente. Bello che lo scudo compare poi di Chissà se... A proposito. Chissà se possono droppare questi scudi che hanno. E se fanno fiammate oppure ti fanno la possibilità di... Ti danno la possibilità di fare la weapon art come la fanno loro. Con la spada a una mano. Interessante. Scopriremo forse prima o poi. Allora. Tu. Non mi piaci neanche un po'. E quindi ti spammo tutto. Dopodiché mi ricordo che ce n'erano ancora un altro paio in giro.
Lì in fondo ci sono andato? No, non cadere, maledizione. Dov'è? Penso che me lo troverò avanti, facendo il giro da qui. Eccolo. Beh, vai giù pure tu. Se non ci vai è meglio, però. No, aspetta, no, 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 no. Come faccio ad avere a che fare con la maledizione se il tizio non lo posso uccidere? Perché deve fare maledizione ad area invisibile? Come? Come fai ad avere a che fare con sta roba? Fa forse uno status di merda la maledizione. Ma invece è morte istantanea. Su. Siete ragionevoli ogni tanto. Perché ad area? Senza neanche vedere dove comincia l'area in cui lo fa. Ora io potrò raggiungere l'altro lato senza morire? Apparentemente sì. Qui c'era lui. Abbiamo trovato quello che stava cercando. No. Non l'abbiamo trovato. E non ho idea di cosa sia che lui sta cercando. Per sapere quindi quando l'ho trovato e venirglielo a dire. Questo evidentemente l'ho già controllato. In più, qui giù c'è un sacco di gente. Il tizio non mi ricordo neanche che arma aveva. Sicuramente è forte. Qualcosa mi dice lancia. Non si vede, ma sì, era lancia. Poi da lì si può andare da qualche parte, suppongo. È una pessima situazione. Davvero pessima. No, questa è più potente. Frecce di fuoco. Tanto non faranno male comunque, perché lui ha troppa vita. Già. Ma non credo che abbia opzioni a distanza. Lui esiste solamente in funzione della maledizione. La freccia non so come l'ha mancato. Però togliermene uno da davanti è già qualcosa. Dopodiché, frecce normali. Con te. Ora lui mi ha visto. E la freccia la teniamo. Qui metti questo. Dovrei fargli un plunging attack senza soffrirne troppo. Tempismo perfetto per usare lo scudo. Devo dire, puoi provarci altre mille volte, non ti verrà mai bene così. Dai, invece penso proprio che gli verrà benissimo. Backstab. No, no, mi hanno visto anche gli altri. Ma come hanno fatto? Io sono venuto qui apposta, assicurandomi di stare il più lontano possibile da loro. L'hanno visto lo stesso. E vabbè, devo solamente assicurarmi di continuare a muovermi. Così le lance dell'anima non mi prendono. Si spera. Scudo. Niente, non riesco a raggiungerlo alle... Ah no, non vedo niente. Voglio arrivargli alle spalle una volta che decide di fare il colpo di scudo. Ma non sento... No, non sembra... non mi sento in grado di riuscirci. Ok. 1 e 2. Crepa. Scaglia di titanite. Aspetta, questi nemici droppano scaglia? Niente male. Non me ne ero accorto prima, anche se l'avevano già fatto. Te non mi piaci. Ok. Penso che qui non ci siamo venuti prima. Ok, è il momento di fare il retrofront. Troppa maledizione. Non mi piacciono sti nemici. Mi ricordo che qui c'era anche altra roba. Cioè un altro di questi. Poco più avanti. Non mi ricordo, qui ci sono morto. Non erano due? Forse veniva di qui. Allora, lì c'è l'insettone. Non c'è nulla da questo lato. Quindi venire non ha molto senso. Anche se venire è comunque una cosa utile di solito. Senti. Sparisci dalla mia vista.
Qui giù non ci serve tornare. Lì c'è la lucertola di cristallo che è rimasta viva. Simpaticissima sempre, ma non penso che sarò mai in grado di ucciderla. Penso di poter venire qui adesso. Questi fanno tutti quanti maledizione? No, ce ne sono anche di altri tipi. Fantastico. Prima o poi riusciremo a trovare una delle porte che non si aprivano dall'altro lato. O no? Aspetta. Ah. E chi l'aveva vista sta zona? Ok, ok. Quindi significa che devi attraversare questo sentiero con tutta sta gente. Ti trovi qui di fronte al cavaliere e dopodiché non puoi fare nient'altro che riattraversare questa strada e andare comunque da là. Non capisco il senso di questo sentiero, sarò onesto, non ne vedo motivo, ma c'è sicuramente nella testa di quelli che l'hanno deciso un senso, c'era. Ma io ancora non ho capito come si sblocca la porta che sta da questo lato, oppure quella che stava al falò di prima. Io pensavo che prima o poi salendo da quel lato sarei riuscito a tornare indietro, e invece no. Oppure che sarei riuscito a tornare qui, e invece no neanche questo. Non capisco in questo DLC un sacco di cose che vedo, ma non riesco a raggiungere. Per me sono un mistero. È l'ultima cosa che voglio vedere di corsa. E se c'è qualcos'altro da fare nella zona qui in fondo, dove ci sono tutti quanti i cavalieri. Allora, giusto per assicurarmi, no? Se vado qui sopra, non c'è un posto in cui entrare all'interno. Lì semplicemente si torna al falò. Da qua. Non si può entrare in questa costruzione, che è appunto il posto dove noi potremmo effettivamente sbloccare quella porta. Questo posto si raggiunge da chissà dove. Neanche da... Ah, forse è così. Ah, ecco quello che non avevo visto, sono un deficiente. Voi me lo starete urlando da chissà quanto tempo, ma io lo so che sono un deficiente. Non c'è bisogno come lo dite voi. No, ti entrerò lo scudo. So che farci io. Forse l'avevo anche vista sta roba. Mi seguono? Non è importante, non lo voglio sapere. E comunque la risposta è ni. Mi seguicchiano. Lì c'era un oggetto che non ho preso. Ok, ci facciamo una corsa. Sappiamo che possiamo. Braccio destro del predicatore. Braccio destro del predicatore. Non ho la più pallida idea di che cosa potrebbe essere o fare. Anche se predicatore col braccio destro, forse non è meglio, non è una buona idea indagare troppo su quello che ci facesse. Ammicco, ammicco. Ah, mi è... Sì. Voglio proprio giocare con te. Allora, da qui sblocchiamo lo shortcut. Sicuro come è vero che non mi chiamo Giampaolo. Infatti, eccolo lì. Non ci serve neanche più di tanto in questo momento, però ce l'abbiamo. E qualcosa, una, l'abbiamo fatta in questo video. Abbiamo capito come andare avanti. Troviamo questo braccio destro del predicatore, cominciando a guardare dalle armi, però qualcosa mi dice che sarà un altro consumabile che fa qualcosa. No, eccolo qui. È un bastone colpo a fondo. Perché colpo a fondo? Perché ha due tipi di danno fisico. Sbagliato tutto? Mi incuriosisce. Ramo sanguinario. Consuma le anime per bandire un ramo come un rasoio. Può essere utilizzata ripetutamente. È la mano di una locusta. Quindi così. Magie. Questo è il colpo. E la weapon art sarà a fondo. Ah, ok. Può essere usata ripetutamente così. Ok, quindi quello fa danno da fondo, presumibilmente magico. No, non è possibile, non esiste danno da fondo magico. O è una cosa o è l'altra, quindi sarà danno fisico.
È carino. È una buona opzione, mi dico, credo. Consuma magia. Ok. Cose interessanti per i castle a sto giro. Noi torniamo però alla gloriosissima spada dritta. Quanto tempo è che sta andando avanti sto video? Troppo è la risposta. E quindi significa che noi ci salutiamo qui. La prossima volta vedremo cosa c'è oltre questo falò, dove siamo stati tutto quanto l'episodio a farci il giro della palude per capire un minimo di come funziona quest'area. Abbiamo perso un sacco di tempo, però significa che non dovremo più rifarlo in futuro, immagino. Noi ci vediamo alla prossima, statemi bene, ciao ciao!